Amici videospettatori, buonasera a tutti! Stiamo per partire con una nuova serie ed è sempre bello quando un'avventura novella si appropinqua tra le palle. Sto scherzando, Castle Beast! Sì! Comincia benissimo! Buonasera a tutti, amici! Da Set Beasts. Intelligenza IA, furba. No, no, Bibi, no. Coromon! Coromon! Guarda! Guarda come si fa! Cesimus. Ragazzi, partiamo? C'è il Veneto. Spero che il bitrate non sia andato a puttane. Ora s'avanza per Regno il Cavaliere. Nelle selve di... Dio Mimmi Peng. No, faremo come da tradizione. Primo nickname che ho avuto in Pokémon. Ci siamo. Ma perché sono in pigiama e tipo Earthbound? Inizia mentre dormiamo. Vai. Sto per avere un attacco di LSD addosso. Ok, quindi è un isekai. A parte che siamo morti. Crit morto. È un Souls-like, ragazzi. C'è la stamina. Salta con la... Uno dei container. The fuck you doing here, Nick? Ma fammi esplorare, fammi... Oh! Hey. I conostacei non vedono di buon occhio gli stranieri. Tieni, usa questo. Ok. Granchio VLC. Ok, domanda rapida. Qual è il tuo stile? Ma che cazzo ne so? Spettrale o splendente? È la scelta dello starter? E non voglio la scelta edgy io però. Goth o normi? Ma non è vero. Splendente è incredibile. È fatato. No, no, ragazzi, sono splendente. Sì, si vede. Allora prendi questo. Zuccherello. Ok, questo mi piace. Ah, ma poi aspetta, c'è anche il corpo tipo da saliera. In realtà è molto carino questo. Uno su 120, ragazzi, sono 120 cassette beasts. Habitat sconosciuto. Bootleg, sono le forme Alola. Bootleg vuol dire versione contraffatta. Bene, ora inseriscilo nel mangiacassette, metti le cuffie e premi play. Quindi lei ha capito che non ci capisco un cazzo. Aspetta, ma... Sono io il cassette beast. Perché ascoltiamo la musica? Ha senso! Vai, vai, mi indemonizzo tutto quanto. O esistono mostri naturali e cassette beast e questo granchio cazzo, non ricordo come si chiami, è un mostro che noi non possiamo emulare. Combatti, cambia, oggetto, scappa, registra. Ma quindi aspetta, se mi fondo mi scopo la tipa? Non sono i mostri a fondersi, siamo noi. Ok, niente, scusate, un piccolo pensiero intrusivo. Direi che ci siamo, possiamo lottare. Ah, ah, godo, godo, controllo l'intero party, godo badodo. Chiamiamo aiuto, tanto esce testa, non vi preoccupate. No, è morto. 49 punti esperienza. Te la sei cavata niente male, eh? Come ti chiami? Kaylee. Io sono Kaylee. Congelerai a morte con quel pigiama. Ero veramente in pigiama allora. No, ma aspetta, devo esplorare! Devo esplorare, maledetta capicollata. Che ne pensi? Pittoresco, vero? Dove mi trovo? Che posto è questo? Questa è Harbor Town, ce la citavano prima. La tua nuova casa. Ma io ho già una casa. Non so come darti questa notizia. Non può. Ok, 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 ok. Io non voglio fare i pompini tutta la sera a questo gioco. Ma... Bello! Lei sa già che piove gente dal cielo, non è la prima volta che succede e siamo fottuti. Non puoi andartene da qui, nessuno di noi può. Oddio, anche lei viene da fuori! Non mi sento molto bene. Lei c'ha un divieto enorme sulle pupe. In che punto della Terra ci troviamo? Non per caricarti di informazioni, ma ti trovi sull'isola di Nuova Wirral. Non è esattamente sulla Terra. Almeno crediamo. Dio Cristo, sei figo questa intro. Mi piace, mi piace. È bello perché rompe il sistema dell'isekai
dove tu sei l'unico figlio di puttana che arriva in un nuovo mondo e nessuno ti crede, ma tu lo sai. C'è un modo per tornare indietro? I'm afraid not. Da un secolo i naufraghi cercano di tornare ai loro mondi, ma nessuno ci riesce. Ma andrà tutto bene. Presto andrò a fare un giro di perlustrazione. Nel frattempo vai pure a conoscere i tuoi nuovi vicini. Nuova missione. In che mondo viviamo? Molto... Ma è tutta nuova Weirdal questa, ok? Puoi tirare le cose in questo gioco? Sì. Anche se la fisica fa cagare al cazzo. Se non seguite questa serie siete da galera. E vi meritate tutti gli scarlatti e violetti del mondo. Con Ostacio. Bootleg. Lui è di tipo... Non me lo dice che tipo è? Secondo me è di tipo rifiuto, di tipo monnezza. O di tipo riciclabile magari. A sinistra del nome, Blindonia. Ragazzi, sono blind. Dove è scritto il nome? Fianco al nome. Non vedo il nome del tipo, ragazzi. A sinistra di Conostaceo. Grazie ragazzi, non l'avevo visto. Grazie mille, gentilissimi. Ora l'ho visto, grazie. Di tipo cazzo, scusate. È una cassetta delle lettere. Strano che sia all'interno dove nessuno può consegnare le lettere. Controllare comunque, ti connetterà a internet, va bene? Sì, voglio controllare comunque, la cassetta è vuota, sul retro c'è un tastierino, vuoi inserire un codice? Sì. La cassetta è vuota. Non conosco il codice della cassetta. Mi sto slittando sotto le scale, perché il gioco non è fatto male, però si slitta un pochino. Ok, la nostra regola è fare tutto il contrario di quello che ci chiede il gioco. Quindi, no, esploriamo prima tutto Harbor Town. Bonjour à lei, Clemons. E questo bel locale è il Caffè Gramophone. Cosa c'è in menù? Riavvolgi. Giusto. La matita! La matita, ragazzi. La matita. Momento, sono vecchio. Le audiocassette avevano il nastro. Quindi, per riavvolgere il nastro, usavi effettivamente una matita per riportare il nastro in posizione zero. Antideodorante traspirante unisex. L'etichetta dice che il tuo odore è respingente. Quindi, io sono il repellente. Puzzo di cazzo e la gente non vuole avere a che fare con me. Posso saltare sui tavoli? Sì, ok, goti. Allora, leggiamo un attimo il manuale. Ah, ok, sono tutte le cose che abbiamo visto. Non è un almanaccone, non è uno spigone alla Coromon. Are you sure about that? Scherzavo, hai ottenuto diagramma dei tipi elementali. Vai! Bestia, aria, astrale, terra, fuoco, ghiaccio, fulmine, metallo, pianta, plastica, veleno, acqua, vetro, glitter, che vabbè, folletto. Penalità, schegge di vetro, ma che vuol dire? Allora, attaccante, bestia, difensore, vetro, penalità, schegge di vetro per 3. Che cazzo vuol dire? No, fermi, cioè, praticamente le reazioni elementali in questo gioco non raddoppiano il danno, non lo dimezzano, ma generano degli effetti di campo. E lo scopi. Bene. Durante... Questa vende le MT. Un pacchetto a tema di 4 adesivi. Un adesivo non comune o raro. Oh no. Oh no. Ghiaccia. Le sbustate pazze. Qui? Segreto passeggi? Lo posso buttare in acqua? Sì. Evoco un gin and tonic. Una boccetta di sali maleodoranti che sicuramente risveglierà dal sonno un membro del gruppo. Membro. Ok. Hey. Ecco, prendi la chiave del cancello. Fisica cancellifera. Spero che tu abbia voglia di trasformarti di nuovo in un mostro. Imparerai in fretta. È come andare in bici. A parte il fatto che, beh, la bicicletta si trasforma in un diavolo cornuto color pastello. E tu sei la bicicletta. Va bene. Diventa aggressiva e saltella. Va bene. La barra verde rappresenta la salute della tua forma di mostro. Quella rossa è la tua. 3 turni di abbassata schivata come Shin Megami. Durano 3 turni, malo. L'ascensore dovrebbe funzionare. Ci sarà un interruttore per riattivarlo, no? Wow. Nascosto. Carino. Hey. Saliamo, va bene? Da qui in avanti sarò al tuo fianco. Chiaro. Ok.
Queste buche per i falò indicano le aree in cui è possibile accamparsi in tutta sicurezza. Ok, è un Souls-like, abbiamo la stamina, abbiamo i falò. Mi accampo qui. Ah, costa 4 legnetti perché devi fare il bonfire. No, non voglio riposare. Che cos'è, un serpentello? Forza, da questa parte. A parte che dov'hai tirato fuori sta cosa per volare, lo sai solo te. Ma io voglio prendere il serpentello. Non fare la fica che puoi, fammi prendere il serpentello. Another one. Già litighiamo, Kaylee, vai giù. Laggiù, vedi quel mostro? Sì, è tipo un insetto gufo. Lì c'è uno switch. Che cos'è? Scende una luce. Oddio. L'insetto viene attirato. Quando si indeboliscono puoi, beh, registrare la loro essenza sulle cassette. Registra. Sì, aspetta, prima la devo menare. Prima la devo menare! Va bene, usa. No, parte prima cassetta. Ma va? Chance 100%? Cosa sta succedendo? Durante tutto il turno, quindi, la chance di cattura viene rollata? Credo di aver capito. Con il turno di un personaggio tiri fuori la cassetta, con l'altro puoi attaccare, questo influenza il catch rate alla fine del turno, perché è una registrazione. E riuscire a registrare un mostro è una questione di fortuna, ma ci sono alcuni fattori che influiscono sulla probabilità di successo. Quanta salute ha il mostro, il suo livello, la sua rarità, quanti danni gli hai inflitto durante la registrazione, quanti danni ha subito la persona che... Certo! Perché io sono nudo mentre registro. Super complesso sto gioco. Finché un mostro viene registrato non può fuggire o essere sconfitto, perciò non preoccuparti, non lo metterai KO. Ah, posso andare in overkill. Cioè io posso anche tirargli una cannonata. Fa cacare, Fanonic. Tuttavia, quando un mostro subisce troppi danni, fugge. È l'opposto di Pokémon. Cosa succede? Quando registriamo alcune forme di mostro, non solo possiamo assumere la loro forma, ma riceviamo anche abilità extra. Boh, planata di falena. Ora puoi tenere premuto A per planare su lunghe distanze. Possiamo usare la planata per attraversare quel barco. Kaylee faceva la fichetta. Madonna, ti arriva una cassetta nell'ano, Dio Madonna. E poi la riavvolgo anche con la matita. E in teoria qui ci conviene allora tenere Falenic 95 ita. Huh? E te sei sulla strada, vai fatto. Oddio, Dandileone, è bellissimo! Dandileone, ragazzi! Il dandilo! E tocca pigliarlo il dandilo. Fuoco su plastica avvelena. Copertura veleno. E il veleno interagisce con qualcosa? Quindi praticamente una volta che lo avveleno, poi sono super efficace, figo. E su pianta? Ustionato, perfetto. Facciamo focus sul conostascio, cerchiamo di killarlo. Non lo killeremo mai. Colpo. Mi ha... in realtà boostato? Bersagli tipo fuoco possono bruciare il veleno in eccesso lasciato dagli attacchi di tipo veleno, come se fosse car... Ha anche cambiato il colore in viola, è vero ragazzi? Li uccidiamo. Oddio, ha chiamato un dandileone. Adesso registriamo, perché io ho un vantaggio di tipo. Vai Kaylee, 25%, aspetta. Che ora arriva la bordata, vai. Entra. Pure il colpega, entra. 82 percentile, entra, dai. Ah, proprio su di lei, no. Adesso scende. Ti prego, ti pago. Sì, adesso. I dandileoni sono fedeli guardiani e difensori. Di solito si trovano all'ingresso delle grotte più importanti delle pianure erbose di Nuova Wirral. Se ne trovi uno e non vedi grotte nelle vicinanze, potrebbe essere un indizio di qualcosa di nascosto. Ok, davvero sono indizi ambientali? Bene, di tipo curva. Muro elementale, sacrifica il 20% dei PV per creare un muro che assorbe fino a 3 colpi. È fortissimo Dandileone! Ti prego, dimmi che impara follow me. Para follow me, ragazzi, mi seguo in live. Non credo, ma ci voglio credere. Stiamo godendo? No. Qui è dove ci ha fatto vedere prima di andare. L'hai sentita, vero? Ma che cos'è? Un omino col cappuccio. Oddio, è una casa. What? Non ho mai visto niente di simile prima d'ora. È un tizio che praticamente ha terraformato il posto. Beh, entriamo. Huh? È una stazione ferroviaria? Non dovrebbero esserci problemi se diamo un'occhiata, giusto?
dovrebbe essere qui. Interi... c'è anche del sangue. Interi pezzi di mondo stanno finendo dentro questa strana isola e vengono evocati a piacimento da chi la gestisce. Cliffhanger. Amici, allacciate le cinture, tra 10 secondi partirà la sigla e la intro di una serie che si preannuncia a dir poco godica. 3, 2, 1, sigla! Oh, c'è tanto verde di riflesso, quindi probabilmente sarò un po' trasparente. Primo episodio è stato abbastanza una bomba. Attendevo l'ennesimo clone di Pokémon abbastanza derivativo. Ho ottenuto qualcosa di ben diverso. Grazie il mago dalla velocità divina. Dorime. Sappiate che tutti questi danari stanno andando nelle casse di montatori abili e capaci. Oggi andiamo avanti. Appena premeremo il tasto A. Scusate se sparo. Ok, abbiamo una cassa segreta. Una musica tranquilletta in mezzo all'inferno. Pipipipi. In che senso, scusa? Cazzo. Sei tu, Mordred? Avvicinati, figlio mio. Voglio vederti un'ultima volta. Allora, lei è 3D, ma tanto 3D. Il lungo conflitto è giunto alla fine. Temo che questa volta mi abbia sconfitta davvero. Che cosa? Franci, credo che questo sia un arcangelo. Non è come gli altri mostri. Non siamo al sicuro. No, tu non sei della mia stirpe. Ancora una volta vieni a cercarmi con la spada in mano? Oh no! Arcangelo Morgante. Spirito infranto, ma è livello 100, raga. Però è quasi morto, quindi in realtà ce la possiamo fare. Direi in fiamma, regà, perché fa molto male. Non ha un typing l'arcangelo. Farei provocazio. Così possiamo attaccare liberamente. I'm gonna say the N-word. Spasmi discordanti. Vediamo l'animazione. Miss. Vediamo se citta. A differenza di altri mostri che spendono PA per usare le mosse, gli arcangeli accumulano PA fino a raggiungerne 10. Una volta che un arcangelo raggiunge 10 PA, scatena tutta quella potenza in un solo colpo con il suo unico attacco angelico. È un DPS check. Non morirò qui, non così. Mi senti, Franci? Non finirà così, non è possibile. Combatteremo questa cosa. E lo faremo insieme. I cuori di Franci e Kaylee sono all'unisono. Oddio! Cane cassa! Cane cassa! E partono i vocals! Quando i tuoi obiettivi sono allineati con quelli di un compagno, potete fondervi per diventare un unico mostro più potente. Cioè, quindi, fermi un secondo, quante creature hanno costruito? Non possono essere 120x120, non sono 14.000. Sì, invece. Poi vedi, godo. Come fusione ottenete 4 PA ogni turno invece di 2, così potete usare più presto le mosse più potenti. Inoltre avete accesso a tutte le mosse di entrambi i nastri combinate e le vostre statistiche vengono sommate. E ho anche doppio tipo. Finale di Morgana. Oh merda, m'ha fatto il malo. Devo fa' il curo, muore al prossimo. Non mi prende. Merda. Attacchiamo adesso. No, merda!
Merda, mancami, mancami, ti prego. Godemon. Basta. Il mio tempo sta per finire. Perché sei in questo luogo miserabile? Voglio andarmene da quest'isola. Capisco. Esiste un modo. Nessuno conosce il sentiero, tranne me. A me serve un tramite e a te una guida. Ridammi la mia forza e in cambio ti condurrò via da questa terra. Sono morto. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Il resto della canzone è troppo sommesso, non riesci a capirlo. Quindi, la musica non è solo importante per le cassette beasts. Solo una canzone può portarci via di qui, ma non ne conosciamo tutto lo spartito. Archangels. Gli arcangeli. Non sappiamo ancora cosa siano. Non si vedevano da molto tempo. Guardando la cosa che abbiamo combattuto, è difficile da spiegare. Mi sembrava di vederla nel modo sbagliato, come se cercassi di guardare un film con un binocolo o qualcosa di simile. Sorry. Oh, scusa, sto dando per scontate alcune cose. Dopotutto veniamo da mondi diversi, magari non sai cosa siano i film. In realtà qui si è fermata la musica, ma era già intuibile che tutti venissimo da mondi diversi. Direi che in realtà è canonico che io e lei veniamo dalla stessa terra. Tutte le risposte sono comunque indirizzate a far capire a Kaylee che sappiamo di cosa parla. Riguardo la fusione... Oh sì, quello. Te la faccia colpevole di sesso. Nelle giuste circostanze, due persone in forma di mostro possono unirsi e formare un potente essere. Non mi ero mai fusa con nessuno finora. Di certo non mi aspettavo di fondermi con qualcuno che conosco a malapena. Comincio a pensare che siamo in purgatorio e che sono morto nel sonno. Quindi fammi capire bene. Ora i suoi ricordi sono dentro di te? Se c'è anche solo una possibilità che ci aiuti a lasciare l'isola e a riportare le persone alle loro case, alle loro famiglie, dobbiamo scoprirlo. Lo dobbiamo alla gente di Nuova Virral. You and I. Nuova missione, terra della confusione. Individua gli arcangeli per completare la canzone di Morgante. Quindi segui gli indizi che contiene per trovare la strada di casa. Vabbè, ma questa allora è la macro missione del gioco. Cominciamo organizzando un incontro con il capo dei Ranger. Mostra fusioni. Oh, ne abbiamo vista solo... Sono 14. Sono 14.400 fusioni. Ciao! Ma non prima di... Ora possiamo andare. Hey! Oh no, i buboniani. So unreasonable. Non si può proprio ragionare. Tornate strisciando nell'oscurità da cui arrivate, o dovrete vedervela con me. E io che ce ne andiamo per ora. Dite alla vostra gentaglia che questa città è protetta da Eugene! Ehi, mi dispiace per il brutto spettacolo. Io sono Eugene, ma credo lo sappiate perché l'ho appena urlato a quei tizi. Io sono Franci. Chi era quella gente? Ti risparmierò i dettagli, ma loro non appartengono a questo mondo. Diciamo che non tutti i mostri di Nuova Virral somigliano a mascotte dei cereali. Se hai voglia di sporcarti le mani, sarei felice di avere il tuo aiuto. Quindi questi sono gli allenatori che troveremo nel corso del gioco. Con tutto il parlare che si fa di mostri e delle cassette, verrebbe da pensare che qui tutti se la spassino. Meglio no! Tutta questa faccenda dei mostri mi sembra strana e mi mette a disagio. Non potevo finire in un posto più normale. Hai ragione, frate. No, c'è il riflesso nella cazzo di cosa di vetro. Astrologa. Benvenute, anime curiose. Siete qui per conoscere le arti astrali? Certo. Aries, holy shit, my mom's in Aries. Bro, when did I ask? Negozio di vestiti? Mi piacerebbe dire che creo tutti i vestiti a Harbor Town, ma da un po' di tempo i Ranger ci consegnano vestiti dal centro commerciale abbandonato a nord. Ok, e li vendi? Ok, l'abbiamo esplorata tutta, Miss Harbor Town. Ah no, però possiamo andare di qua, ma non ci si arriva. Aspetta, te lo dico io, ci si arriva.
Fermi un attimo che qua tocca glitchare tutto. Aspetta. Byte in Studios, aspetta, ora ti faccio vedere io. No! Look at me, Byte in Studios. Oddio! Ok, ha solo caricato quella parte di mondo. Gabri, secondo te rompo qualcosa tu che l'hai giocato? No, c'era il sentiero. Ah. Ok. La vita a Harbour Town è tranquilla, ma mi manca la città. Fare il pendolare sui treni surriscaldati, comprare pranzi carissimi al supermercato, spendere la maggior parte del tempo del mio stipendio e la maggior parte del mio stipendio per l'affitto. La chimica elementare è la chiave del successo in combattimento. Progetto adesivi che ti daranno il controllo della chimica e il vantaggio in battaglia. Oh madonna, c'ha tutte le coperture e tutti i muri questo. Durante i tuoi viaggi hai incontrato qualche mostro dal colore strano? Quelli sono i bootleg. I mostri bootleg hanno colori, tipi elementali e mosse diversi rispetto agli altri, in modo permanente. Tieni, prendi questo e prova. Chi è? Un saltatore elettro. Ah, che carino! Il mio bisnonno era tra i marinai che naufragarono su Nuova Virral più di 100 anni fa. Non tutti sono arrivati qua isekaiati. A meno che non siano morti in nave. Anno 001. La nave da guerra britannica. Gran parte dell'equipaggio e dei relitti si arenano su un'isola sconosciuta, in seguito battezzata Nuova Virral. Io non credo. Wow, that's a lot of words. Too bad I'm not reading them. Fusioni fuori controllo. Combattere le fusioni fuori controllo può essere un ottimo modo per guadagnare oggetti preziosi agli alfa e punti esperienza e per trovare mostri rari. Ricorda però che sono sempre molto più pericolose degli altri mostri della zona. Il gioco ci sta dicendo nulla fare adesso. Quindi noi la facciamo adesso. Si può fare. Però perché non fare provare una sporella sul boss? E qui facciamo follow me. Va bene. Robocazio. Dai. Leittiamo tutte. Il Dandy Leone, signori. Dobbiamo giocare a Shin Megami Tensei. Schiva. Adesso abbiamo il taunt. No, sonnambulismo. Ok, buono. Multicolpo. Ok, attenzione. 2, 3. Abbiamo un ravvolgitore. E intanto andiamo a fare schiva. A fila. Brutto questo che si sta a baffare come un pezzo di cazzo. Bello attacco del pombombone. In fiamma, morto. Attenzione al morso. Morto il pombomb, non importa. Facciamo zuccherello, così ci bustiamo. E tiriamo su anche la schivata. Facciamo un turno disten... Va bene, e diamole il saltatore. Cannone ad ossa. In realtà ci ripenso e metto il Dandy Leone, perché così abbiamo più difesa. Uccide anche il Dandy Leone, ma tanto ci stiamo dentro perché è ustionato. Oh no! Intanto fondiamo saltatore e zuccherello e vediamo che ne viene fuori, che ne dite? Non posso registrare se sono fuso. Il pagamento! Sì. Sto tutto incassettato e lo sai. Con la matita riavvolgo il nastro. Io non gioco Isaac, non son mica mastro. Allora, andiamo a vedere chi sono questi vampiri, questi testimoni di Geova che hanno importunato l'anziana signora nella scorsa diretta.
Potremmo provare a catturarlo un cazzo, un dog. Oh, madonna mia. Prendiamo una scelta. Alexa, accendi luci studio. Ok, bombarderò Napoli. Bene, 100%. Vi racconto. Ma che carino! Posso spostare questo sasso? Ma... c'è un tizio con un arpione che mi sa che abbiamo già incontrato in un gauntlet. Hai visto queste casse rosse in giro? Noi ranger le usiamo per lasciare i rifornimenti per gli altri quando attraversiamo l'isola. Stavo proprio per mettere una cosa in questa. Perché non la prendi tu? Bella! Bella, ragazzi, adoro i giochi che giustificano perché ci siano gli oggetti a terra. Bella! Ehi! Hey. Sono contento di vederti. Lui parla romano, appena deciso. Ok. O vedi l'edificio laggiù? È una roccaforte. È lì che i parassiti disumani complottano per conquistar mondo. Quei mostri hanno invaso il mondo da cui provengo. Ci sono varie roccaforti, forse ne hai viste altre in giro. La porta d'ingresso è bloccata, ma sei poi entrata dalla finestra. Sarò al fianco tuo, non ti preoccupare. Hai sbloccato Eugene, ora tu e Eugenio siete partner. E a Kronoskley? Ma non so così brutte le creature di Cassette Beasts. Dai trailer sembravano bruttissime. Secondo me ci hanno messo le più brutte. Masa, ragazzi! È il cannone de cazzo questo! Carica a molla, passiva. Questo trasforma gli attacchi in mischia. Però questo è da mettere in team, raga. Ho sgraffignato la chiave della finestra a uno di quei mostri di pattuglia. Ci caleremo da lì e faremo la piazza pulita, te la senti? Certo. Stiamo a smantellare l'operazione vostra, a zecche. Stanno cercando di tornare a casa, poverini, secondo me. Guardate la lavagna. Perché non ascoltate la nostra proposta commerciale? Quindi sì, sono veramente dei salarymen. Credevo fossero dei vampiri. Ah, ma sono vampiri, in un certo senso. Secondo me so peggio dei vampiri. So gente... quindi cos'è la curva tipo di possibile vendita delle case? Yes! L'associazione dei succhiaterra vuole semplicemente strutturare un mercato immobiliare a lungo termine su Nuova Virral. Investendo ora potrete trarre un profitto significativo da eventuali nuovi arrivati che avranno bisogno di un alloggio. Oh merda! Vogliono diffondere il germe del capitalismo! Allora, è tipo un logo dei My Chemical Romance, Pedomor. Ah, è Boneyard. È un cazzo, sì, Dead Boneyard. Facciamo, quindi qui tiriamo la ciuccettata. Qua ci bustiamo. Mi prendo lo spaventega. Cazzo, tentennato. Andiamo comunque a fare il colpega. E qui Eugenione deve cominciare a fare il martello giocattolo. Madonna, anche se abbiamo la difesa alta, prendiamo veramente in boia. A questo punto ci rischiamo la morte. Mi sembra di aver attaccato... prima, quindi martello giocattolo sul pedon morto dovrebbe morire, e invece no, attacca prima lui. Quindi muoio, questo muore. Mi sembra che si tirino tutti per ora grandi teghe nel gioco, a discapito di una possibile differenza di leveling. Si tirano tutti grandi mazzate. Double KO. La crescita del mercato è inevitabile, noi siamo inevitabili. Sti succhiaterra cercano di trarre profitto dalla nostra miseria collettiva, ma li voglio fermare in qualità di difensore di Harbor Town. Ti serve una mano, difensore di Harbor Town? Aiuto sarebbe gradito, sì. Ok, trova e svuota tutti gli uffici dell'associazione succhiaterra, quindi questa è una world mission, va bene. Ok, terre morte siano. Ci sono i Corvega. Mai mort. Degli uccelli meccanici, non capisco. Ed è un velocista con un HP. Che strana accoppiata. Va bene, nel deposito ci sta. Ci riprendiamo anche Kaylee. Rice. Me lo posso rubare Robin Hood? Fatemi fare una prova. Posso. Pigliati sta merda. Pigliati il cono stash. T'ho fatto l'inculo. Tranquillo Eugenio, è per il bene del mondo, dobbiamo salvarlo dai cazzi
degli agenti immobiliari. Aspettate che c'è Talpinski. Ragazzi, è bellissimo Malabardo. Facciamo il martello giocattolo su di lui. E di qua facciamo la registrazione sul Malabar Deluxe. 13%, un cazzo. No, non andà su Kaylee, Dio Madonna. Oh, oh Kaylee! Oddio, 8%. Ma ora? E il martelli punch! Godo. Entra, raga, entra. 55%. E il quelpo. La schivata su. Quindi ora... Malabardo, signori. Maremma putana, che tank bello. Ciao ciao Dandy Leone. Where the fuck are you going? Forza, lascia che ti mostri i risultati del mio... Oh! Ok, ci sono anche i trainer selvatici. Possiamo fondere, ragazzi. Vediamo cosa ne esce fuori. Ha preso le parti brutte di tutti e due. Non falò, mi riposerei. Anche perché facendo il social link, alcuni dei nastri possono essere rimasterizzati quando arrivano a 5 stelle. Un nastro rimasterizzato assumerà una nuova forma. È l'evoluzione. Che campo desideri approfondire? Oddio, alcune branch evolution le puoi scegliere tu. Alchimia o meccanizzazione? Facciamo l'alchimiso. È diventato veleno? Ed è diventato malchemico. Non lo so. Tutto questo quadrato. Ah, ok, sono solo le... Ehi, tu, di solito non siete così spavaldi da avvicinarvi tanto al nostro avamposto. Perché non te ne vai finché la conversazione resta civile? Non vuoi andartene? Immagino che dovrò sporcarmi le mani. Boia. C'è un motivo se comanda lei, eh? Sì, è Yante. Fare parte dei Ranger è sempre stato il mio sogno. Non voglio che quel sogno finisca ora. E perché mi attacchi a lei? Vabbè. Vincenzo! Vince, sei tu! Oh damn, not now. Bella la musica. Ascensore attivato. Oddio. Ehi tu, laggiù i mostri mi hanno messo all'angolo. Mi daresti una mano? Sì, capisco come, volentieri, signora. Tanto godardo. Oh no, oh no. Hanno fatto lupo lucio i due lupi. Posso registrare chiaramente solo il pucilatore, che quindi isoleremo. Posizione di parata. Sonic boom. Boh, boh. No, è morto. È esploso. Ok, posso però forse registrare il menaro? Uno di metallo, attenzione. Un cazzo, praticamente. What is going on inside their head? Sto prendendo cazzi come non fosse domani. Cazzi grandi, cazzi mosci, fra cazzi isolani. Quest'altro dovrebbe morire mentre uno rimane in vita. Perfetto. E dopo registrazioni il tuo attacco. Solo 30%, entra, ti prego. Godo! Dai, l'ha preso, quando fa così lo... Sì! Sono venuto qui in cerca di qualche idea per gli adesivi, ma non mi aspettavo tutto questo. Vieni a trovarmi al mercato in città. Ti farò trovare qualche adesivo speciale. Bye, have a great time! Devo dirti alcune cose, e probabilmente quando avrò finito penserai male di me, mi dispiace. Sei un'assassina? Vedi, quando sono arrivata su Nuova Virra la prima volta, non vivevo ad Arbor Town. Ah, vabbè. C'è un altro insediamento in cima al Colle Autunno, sulla costa est. Hai visto la gente che va in giro con le vesti incappucciate, vero? Sì. Sono quelli, e un tempo era una di loro. Le cose non erano così strane, ma il leader Dorian, ecco, è ossessionato dagli arcangeli.
Borgo Cordoglio è stata fondata con l'intento di aiutare tutti, ma presto ha cominciato a occuparsi solo di ciò che voleva lui. La situazione è arrivata a un punto tale che non mi sentivo più a casa. Era troppo tardi perché potessi risolvere questa cosa, così sono scappata. Gli estranei non possono entrare nella comune, ma dovrebbero ricordarsi di me. Credo che riuscirò a farci entrare. Lo faremo insieme, certo. Vai, Mona. Ciao, Geccone. Te l'ha preso anche l'overkill, Geccone. Oddio, è morto Jack, l'ho ucciso. No! Ho compiuto un omicidio. È morto, ragazzi, è morto. Oh, il nuovo arrivato. Sapevi di me? Hoy Lake ha farfugliato qualcosa su di te quando è venuto al mio negozio per prendere dei pezzi. L'hai conosciuto? È insopportabile. Che cazzo è? Lo sapevi che non è nemmeno un vero scienziato? Ma chi è? I'm Meredith. Comunque sono Meredith e tu sei in trappola con noi su questo sasso fino alla morte. Congratulazioni. Un po' pessimista, Meredithona. Sì. Hey! Tornatene a casa, il posto da ranger è mio. È un... Mask Kid. Hai un compito, Cassette Beasts. E questo compito è... avere la fusione del Malabardo e Sirenata Bella. Ti prego. È un porco! Sto tutto incassettato. Oh my God! Buonasera e benvenuti in un nuovo episodio della Blind Run. Grazie a Vegbaloo per la mia sub gift. 29 sono tanti. Hai sentito la song di Singalek? Cassette Beast in Ita? Lascia stare! Perché lascia stare? Sono gli stessi creativi a dirmi di non ascoltarla ora, non l'ascolto ora. Si vede che è in preparazione, oltre alla canzone, una sorpresa. Parliamo con questo tizio che è morto. No, ok, sta dormendo, sta riposando. Gli appunti scarabocchiati dicono: se gli si dà un giocattolo, questo mostro elfico non si allontanerà dal suo cammino, altrimenti finirà per essere consumato dalla rabbia. Ma quante evoluzioni alternative! L'introvelfo col giocattolo diventa introvelfo felice, senza giocattolo diventa cazzinelfo, incazzo elfo anzi. Ma perché 128 ora? Hanno aggiunto dei mostri con l'aggiornamento? Niente. Siccome a noi piace lodare i titoli, ma anche schiaffeggiarli laddove serve... E regà, questi artwork sono bruttini, lei ha proprio gli occhi storti. Mi piacerebbe dirti che difendiamo la gente di Nuova Virral da un'implacabile orda di mostri, ma il più delle volte facciamo lavori saltuari per la comunità. Credo che Franci dovrebbe candidarsi per diventare ranger. Ah. Che ne dici, Franci? Vuoi candidarti per entrare nei ranger? Cosa devo fare? Gli apprendisti hanno il compito di incontrare tutti i capitani ranger di Nuova Virral e di superare le loro sfide. Dal momento che hai un grande talento nel combattere i mostri, sono certa che i capitani vorranno mettere alla prova le tue capacità di combattimento, quindi è un torneo del potere? Bro, è Pokémon. Ecco, prendi uno di questi. Voglio fare un controllo. Ti do un'occhiata. Solo qualche graffio, niente di serio. Cioè, questo dottore mi serve per farmi capire se ho preso danni, cosa che mi segnala anche l'interfaccia. Wow, bel cazzo. Meredith, è un po' una ribelle Meredith Tega. Fa anche filmini, questi. Ah, rieccoti. Dovevo chiederti una cosa. Hai davvero intenzione di cercare una via d'uscita dall'isola? No. Beh, se prima o poi deciderai di attraversare l'isola, potresti cercare una cosa per me? Certo. È un disco musicale. Lo ascoltavo nella mia vita precedente. Ha un valore sentimentale, ok? A Harbour Town ci sono vari appassionati di musica. Magari puoi chiedere in giro? Lo senti qui come spigne, Meredith. È qui. Municipio, sì. Ehi. Ehi, Franci, a cosa stai pensando? Meredith sta cercando un disco?
Lo sai che le chance di trovare un disco specifico da queste parti sono vicine a zero, sì. Però potresti avere più fortuna al centro commerciale caduto. Caduto? Nel centro commerciale c'è un negozio di musica pieno di dischi e cassette, ma lo teniamo chiuso per sicurezza. Se il disco è lì, Meredith potrebbe rischiare la vita per prenderlo. Ma se vai con lei, forse sarò più sicura. Ecco, tieni, prendi questo. È una busta di Yante per Meredith, riguarda il disco che Meredith sta cercando. Ok, quindi diamo a lei parte da quest. È caduto, le cassette sono un potere arrivato dal cielo. Se vuoi rafforzare la tua fusione, devi coltivare quel legame. Tu con chi ti sei fusa? Morto. Predicto un capa travagliata dei Ranger perché le è morto il compagno. Non preoccuparti di questo. Sento puzza di cazzo morto. C'è un punto esclamativo. Greetings and salutations. Oh my god, bro. Oh, hell no. Saluti e ossequi, nuovo arrivato. Sono il professor Percival Hoylake, intrepido indagatore dell'ignoto, va bene? Yes. La brava gente di qui lo descrive di qui descrive molte strane bestie su quest'isola. Se riuscissimo a catalogarle, allora l'ignoto cesserebbe di essere ignoto. Dimmi un po', saresti interessato ad aiutarmi a identificare qualche mostro, certo? Excellento, meraviglioso. Sei donna da vecchio, sì, è vero. Merda. Finirò così, con il mio quadernino di Minecraft, da solo, su un tavolino, a chiedere ai bambini di catalogare cose. La prima annotazione che ho è una creatura zannuta appollaiata su un teschio. Ce l'ho, ma non la ho completata. Dicerie. Missione completata. Godone. Abbiamo finito anche quella del legno, vai. No, aspetta, no. Se siamo a 2,99, mi tiro un pillotto sul cazzo. Cos'è? Una lettera? Oh, è un biglietto di Yante. Dice che il mio disco potrebbe essere al centro commerciale caduto e che ho il permesso di andarci, ma solo se mi accompagni tu. Beh, allora andiamo? Aspetta, la stiamo sbloccando come PG? Yes, raga! Nuovo membro del party con Gatti V. Mi piacciono i fiori! Oh, yeah. Aspetta che lo boxiamo, eh. La sopraelevazione, perché tu quando sei sopraelevato, cioè, pensa, il nemico prima di morire vede il tuo ano e le tue palle. Il mio compito è quello di distribuire le risorse dell'organizzazione ai ranger e agli apprendisti per aiutarli a svolgere i loro compiti. Ho aggiornamenti per zaini e mangiacassette, pass per sessioni di addestramento speciali. Io non prenderei nulla. Porco di... Sapete come si chiama il ranger d'erba più forte di Nuova Virra? Pianze. Ok. Oddio, c'è un cuoco. Un macabra. E oddio, ma è Claydol. Sotto le palle. Bravo. Quest fatta. Attacco in mischia con una difesa pessima. Una velocità ok. EPV. Ah. Godo. Preso. I terracotti sono aspiranti cuochi e cercano di cucinare con qualsiasi ingrediente riescano a trovare nel loro habitat sotterraneo. Purtroppo questo significa che la maggior parte delle loro ricette includono licheni, muschi oppure licheni e muschi. Va bene. Lui voleva legnega, glielo diamo. Oh sì, l'ho trovato. Vorrei che il cartello includesse un emblema che racchiuda il significato di Harbor Town. Che ne pensi? 5, 4, 3, 2, 1. Un delfino, va bene. Ho sempre vissuto qui, ma molte persone vengono da luoghi diversi e restano bloccate. Se questo li fa sentire anche solo un po' meglio quando lo vedono, allora credo che ne sia valsa la pena. Oh. Schele predicat... Let's go! Let's go! Complimento, braccia in alto. Bitch. Si autoitta il compliment. Moremo ragazzi. Moremo ragazzi. Talvolta il terreno da queste parti trema, come se un'enorme bestia sfrecciasse in una galleria sotto i nostri piedi. Era la quest. Senti, queste rocce hanno una strana disposizione. Tu che dici? Eh sì.
Ha senso, magari le mettiamo tutte qua su. Vabbè, easy. Un'altra di queste vecchie stazioni ferroviarie. Ricordo bene la prima volta che ne abbiamo scoperta una. Oddio, c'è un conostaccio col cappello da mago. Parla. Ah, Franci, Kaylee, vi stavo aspettando. What? Quel conostaccio ha appena parlato. Per favore, non paragonarmi ai conostacei senza cervello là fuori. Io sono Magistaceo, servitore a contratto dell'infinita Merlinea. Possano i loro treni restare sempre in orario. Voglio andarmi nella nuova Virral. Beh, il binario B è quello che usiamo per i viaggi interdimensionali. Tuttavia, tutte le partenze dal binario B sono state annullate per i prossimi 642 anni. La Merlinea mi dice che si tratta di un contagio psichico. O forse è una guerra. Ci sarà un arrivo al binario B da un momento all'altro? L'ospite che arriva al binario B pensa di sussurrare, ma le sue parole sono così penetranti da trafiggere. Usa gli occhi, non le orecchie. Umano. Il binario B è davanti a noi, ma non abbiamo il ticket. What is this? Vuole un oggetto che non ho. Dei cavi? Non capisco cosa sia. Ok, dai, dai che si attiva tutto adesso. Buono, porto, non ci ho fatto caso. C'è qualcosa di nuovo? È un tizio con i codini. Gocciolagno. Ah no, è un rubinetto. Uccidiamone uno al 100% e poi ci concentriamo sull'altro, tanto non muori. Oddio. Ok, ne abbiamo trovato un altro. Vabbè, facciamo karate metallico qua. E qua facciamo sempre sputo. Oh no, adesso il karate metallico. No! Va bene, è spawnato un altro. Dai, la terza è buona. Perfetto. Ok, è un dungeon a due stanze dunque. Petralato, c'era dentro un mostro. Io registro. Registro con lui, non importa se prendo la hit. Sì, sì, ovviamente è l'aria. Ovviamente è l'aria. Ah, vabbè, preso, basta. Vuole un oggetto che non ho. Dei cavi? Un vecchio biglietto del treno. Sopra c'è scritto Gloucester con inchiostro sbiadito. Merda. A quella dell'inizio del gioco? Una fermata più che stazione. Ragazzi, sono paurosissimi gli arcangeli. Io pensavo che fossero tutti uguali. Solo Morgante è così. Ma che cazzo sono? Siete nuovi giocattoli per la mia collezione. Ne desidero ancora. Sì, voi due sarete un'ottima coppia di burattini. A parte il nome di merda, l'art style di questa lotta è bellissimo. L'arcangelo Pupazzorock ha cambiato posto. Quindi fa l'eye switch il merda. Ok, cambia di nuovo posto. Va bene. Porco di Laghead. Se colpisco le effigi, mi colpisco da solo. E lui cambierà posto con quello illuminato? Sputo qui, proviamoci. Sì, la spotlight è sempre dove va. Godo. Feedback, aia. Madonna. Fondiamo. Fanculo. Doppia HKP. E cura. E cura. Tiriamo sto cazzo di morsello. Bene, curo.
di Epicuro, dai. Dai, dai, lo teniamo, lo teniamo. Buono, buono, da fusi. Allora, in realtà però poi, una volta che hai capito come funziona il sistema delle effigi, diventa abbastanza inutile. Quindi è stata una bella sorpresa all'inizio, però tanto poi dopo la luce dall'alto ti faceva capire dove andava, quindi diventava praticamente inutile come meccanica. Vinta. E ora lore. Vola a oriente sulle tue ali fino ad un luogo che io sola conosco. In alto a destra, allora. Le mie bambole. Aspetta, e lì chi c'è? È un altro degli incappucciati. Le mie bambole, avete ucciso le mie bambole. Piacere di conoscerti, amico col cappello. Dimmi, stai cercando un nuovo lavoro? Parliamone. Sta parlando con l'arcangelo. Non badate a me. Ma che cazzo è? Ehi, 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 cassettici amici, buon lunedì! Monday left me broken. Raga, mi bannate per favore, Goober. Me lo bannate per sempre. Visto che è una persona peraltro ipertossica che mi insulta negli altri canali. Vi posso annunciare ufficialmente che Laudret si occuperà, se tutto va bene, del montaggio degli altri episodi di Cassette Beasts. Siamo sentiti in povertà. Pizzone, tu che sei collegato, ti ho mandato una mail. Ma ho salvato qui? La senti, l'aria ci avvolge, ma il vento non c'è qui su questa nave. Galleggiando assieme senza un perché, ma non siamo distanti. E ci abbraccia. Pacata esclamazione italiana. Vi prego, vi pago. Con tutte. E poi lo regaliamo al team. Ovunque noi siamo. What the f*** does that mean? Sapete che ho sognato che, non sto scherzando, aggiornavano Cassette Beasts e non c'era più la stamina e io vi dicevo cazzo sì. E questo? Bob l'aggiusta tutto, raga. Capitano Wallace. Secondo me gli puzza un po' il pisello. Io sono Wallace, uno dei capitani. Odemno! Boss fight così! Il pronti e il via? Yante ha detto che sei un guerriero promettente. Immagino che accetterai. Oh, ma non ero pronto mica sta cosa! Pensavo che fosse uno che ci faceva la prosopopea sulle costruzioni. Sei pronto a sfidare Capitano Wallace? Sì. Direi di complimentarci con Gian Giulio. E qui di switchare e mettere il pom bomb. Perché questo mette i muri adesso. Bravo coglione, vai. Andiamo doppio come in VGC. Se poi, ecco, non muore, tanto viene redirettato di là. Martello giocattolo. Arrivederci, vinto. Rinverdisci, togli... Boh, bello! Aspetta, fermi! Ma rinverdisci toglie anche i malus alle statistiche. Questo fa passare il Dandy Leone da tier D a tier B. Non mi demolirai tanto facilmente. Oddio, è un altro? L'evoluzione! Mettiamo il Malabard. Fiammata... Incendio, ostinato, godo, magnete, vai, dammi. Muro d'acqua, rotti i coglioni. Ora, in teoria non mi importa di che tipo è il muro. Mi importa... ciao, niente. Non mi importa nulla. Nice one. Io ho costruito i miei muri e tu l'hai abbattuti. Nice work. Ottimo lavoro, ecco la tua ricompensa. Abbiamo la medaglia muro. È il primo timbro perché è il primo che ho fatto? O è il primo anche da un punto di vista... Anzi... I livelli scalano? Sì, l'ho fatto più tardi ed era più alto. Godo, ma non godo, qui ci sono dei tizi che vogliono fare sesso. Io e mio marito vogliamo fare
muschettiere, che carino. Va bene, muschettiere, adesso prendi il cazzo. A parte che abbiamo fatto il livello 5 con Serenata, stavo giusto appunto in questa lotta pensando: se solo avesse rinverdisci Serenata, non avrei bisogno del Dandy Leone per aiutare il Malabard. Secondo la leggenda, solo chi ha il giusto carattere può sopravvivere su quest'isola. Ti sembra Comic Sans o Times New Roman? Oh my god! Carattere. Consulente di storia. Balzospello è tipo il saltatore, ma prende il mantello e lo fa diventare un manto da detective. Bellissimo! Bellissima idea! Ciao! Who the fuck are you, bitch? È l'evoluzione buona del Malabard! Why, oh god, fucking why! Ok, il primo è Kronoskli. Merda, è Archer di Small Soldiers. Cazzato nero lui. E Cero l'Arciero. Robin Dam. Robin Dam ti tira una freccia in testa, ti esplodono le palle da quanto è forte. Ok, pom bomba. Ok, il Dandil a questo punto, sì. Drampa brutto. Il design di per sé non è neanche così orribile, è un po' un drago Lego Azteco Quetzal, però col Dandil Leone c'entra una sigla. Quale sentiero della notte desideri imboccare? Nomade o ladro? Direi ladro, ragazzi. Non me lo aspettavo. È lui. È il nobby ladro. E ora, Serenata. Sì, ok, non ce l'ha. Bellissimo. Un cattivo del secondo capitolo di Deltarune, cazzo. Bellissimo questo. Attenzione. È Nuova Londra. La città è esplosa. Oddio, qui che c'è? Che cos'è tutto sto casino? Oddio, che vuol dire? È un indovinello, ma non ne capisco il senso. Ok, diventano magistacei se li giro. Ok, sono tutti magistacei. Indovinello più stupido del mondo. Cioè, gira quattro cose che sono girate in un verso e si aprirà. Ho un legame speciale con i mai morti della zona. Sarà meglio che tu non ti metta di mezzo, se li scopa forse. E niente, abbiamo un nuovo cassette beast preferito. Ma che cazzo è sto demone, bellissimo. Oddio, che è? È un UFO piramidale. Ok, 34%, ma con doppio sputo. Pu! Fai di nuovo i pu, vai. Buono. Sette meraviglie, che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? Oh no, aiuto! Kaylee! È comunque sotto le palle. Attacco a distanza con uno schifo di attacco in mischia che va bene. Difesa e attacco incrociati, strani. Oddio, un altro capo palestra. Capitano Penny Dreadful. Ma è proprio Penny Dreadful, va bene. Una volta questo posto era chiamato Nuova Londra. Sono cresciuta qui, sai? Ho trascorso la mia infanzia. Ho ascoltato le storie sulla vera città di Londra. Sembra un posto davvero raccapricciante. Tagliagole, banditi e vampiri. Ok, non la nostra Londra. Fun fact. Sta parlando della Londra della serie Penny Dreadful. Boh. O almeno credo. L'ho letto su Wikipedia. Wikipedia? Purtroppo, quando la città è bruciata, tutte queste storie sono andate perse. Tutto quanto è andato in fiamme, tranne la qui presente. Penny Dreadful, la capitana Ranger, colei che ha ingannato la morte. Cerchi un po' di baruffa per dimostrare il tuo valore? No. Then why are you here? Non siamo all'altezza, eh? Non te ne farò una colpa. No, mi devo solo curare. Ok, lo scaling c'è. Sabbia del tempo.
Oh, non mi piace la sabbia del tempo, cosa fa? Riavvolge la fight, la ammazziamo subito. Killer Queen, dai sanno Bakudan, Baiza Dasto. Posizione di parata e braccia in alto. In festa, spettrale. I personaggi spettrali non possono essere colpiti dagli attacchi, ma vengono sconfitti allo scadere del timer sullo stato spettrale. Quindi hai 3 turni di spettrale, dopodiché muori. Praticamente lui si è già ucciso. Anni canini. Timer estesi. Ah, vedi? Fonderei. Orribilante. Ho un microfono nel culo. Boato sonico. Ciao. Fermo. Basta così. Ti serve qualche sganassone. Ah, merda. Astrale. È un gin tonic, si chiama. Prossimo turno. Oh no. Vabbè, bravo, ti sei condannato a morte. In realtà non hai fatto una gran mossa. Rituale. Non mi piace. I personaggi con rituale tornano in vita al 25% di PV quando vengono sconfitti. Oh cazzo. Ok, quindi non è finita. Sputo, muore. Torna in vita un rituale. Bene, muore. Ciao frate. No, è vivo, è vivo, è vivo, è vivo. E no, rinverdisci, non posso, è spettrale, raga. Non penso che... penso che funzioni, se no così... gli togli sempre lo spettrale. Oddio, invece sì. Ragazzi, fermi, ma allora spettrale è una merda se lo puoi togliere. Cioè, questa fight potevamo giocarla in tutt'altro modo. Pensavo che fosse immune a qualsiasi attacco. E allora Shaega. Fulminacci, bel colpo, davvero. Mi sono spostata dal piano mortale, ma questo non ti ha impedito di vincere. Ecco la tua ricompensa per aver sconfitto l'immortale Penny Dreadful. Era il settimo questo, d'accordo. Ma... buonasera a tutti, amici video spettatori. Buonasera a tutti, a quelli belli e quelli brutti. 3,99 subati, oh, ti faccio la bua. Sto scherzando, non lo so se lo stai vedendo. Mi sono appena reso conto che questa canzone di sottofondo è uguale a una canzone molto famosa che adesso riconoscerete. Night, all night, all night. Vi ricordo che io non ci sarò dal 24 di luglio al 7 di agosto. Solamente la blind run di Final Fantasy XVI andrà avanti e non so quali contenuti che i montatori decideranno o non decideranno di montare a loro discrezione. Sono 3 anni che non faccio le ferie e allora farei uscire Cassette Beasts, così i ragazzi sono contenti. Grazie. Ma veramente intendevo che volevo le ferie. E prendiamo anche l'evoluzione di Traffic Crab. No! E sbagliavo! È il pallotto lotto! È il pallotto loco! Facciamo lo sputega. Dopo facciamo un registro con... mica morirà. Boom! Easy. Obiettivo sbloccato, scatto di pallotto lotto. Ora puoi premere B per un breve scatto. Vediamola un attimo. Questa roccia ha delle crepe profonde. Penso che potresti romperla con uno scatto, ma va? Oh yeah! Beh, ci conviene correre così d'ora in poi. Lui ha l'overworld da capitano. Ti ho sentito arrivare da almeno 200 metri. Se volevi cogliermi di sorpresa, non ci sei riuscito. Judas Knight, Capitano Ranger, survivalista esperto. Allora la vuoi una lezione di sopravvivenza di prima mano? No, non ora. Your snake is small. Evoluzione di Macabra, direi. Più di nuovo. Decibella impara una mossa nuova, ecolocazione. Si attiva automaticamente all'inizio della battaglia per 0 PA.
dà all'utilizzatore lo stato multibersaglio per 3 turni. Questo che cazzo è? Un ghiacciello! È un uccello di ghiaccio, dunque un ghiacciello, tutto torna. Nei climi più caldi i loro becchi si sciolgono completamente, perciò i ghiaccelli si ritrovano quasi esclusivamente nelle fredde alture di Monte Wirral, ma questo è in spiaggia, quindi è un ghiacciello idiota. You know, that's just like your opinion, man. Ma vai! Decibella, signori! Decibella! Alza ste casse, decibella! All right. Va bene. Ma non prendertela sul personale quando ti ritroverai con la faccia nella polvere. Secondo me succhi le palle, però vediamo. Bro, fammi sentire quanto pesano le tue palle, dai. Dai, bello, mettile qui, dai. Gran belle palle. Dai, fallo. Sono enormi. Possiamo essere amici. Metti le palle qua, dai. Giù roba al malabardo. Tensione. Tensione. Vuole fare le maialate. Vuole mettere il siddino e poi doggiare. Preso. Vai, vai, tanto ne mette un altro, i capitani ne hanno 2. Hai resistito più di quanto pensassi, niente male. Ha provato a fare fake out, colpo preventivo, è partito all'ingresso questo attacco, prima ancora del turno. Questa boss fight meno carina delle altre, perché ha tentato di mettere in piedi la tattica della schivata, non ci è riuscito. Rimasterizzare il nastro Mamba Anonimo in una forma più potente? Sì. Direi che ha preso l'evoluzione segreta bellissima, tra l'altro. È un angelo di Shin Megami. Andiamo a fare caverna. Posso... Ok, sì. Mai cotto. Voglio vedere i 2 special attacker più forti del gioco cosa diventano se possono colpire ad area. Ma perché fanno schifo? È una Vocaloid uscita da Small Soldiers. No, invece no. Lo so, patata bollente, gliela diamo indietro con una mossa a contatto. Boom. Esplosa la bomba addosso, sono morto. Proviamo a fare quel quadratino acquico. Ma mi sa che esatto serve il zurfolo. I am under the water. Please help me. E se tu fai così? Godo, godo, godo. Hey! E giù le mani dal mio bottino. Ce lo scopriamo. Cambiamo qua. E qua tracanno, raga, qua tracanno. Tracanno, succhio tutto, succhio, guarda. Vai, 0 PP. Tracannato, in fiamma, non può. Godo. Zefiro, vai, succhiagli il cazzo. Kaylee. Freeze, this is misogyny police, stop right there. Lead fortissima. Uno fa Zefiro e l'altro succhia. Magari abilità che sinergia. Oh no, sono floccato. Perché qui palesemente non ci dovevo finire. Tutto finito, ragazzi. Hey! Voi succhiaterra fareste qualsiasi cosa per gli abitanti di Nuova Wirral, tranne togliervi di turno, ma non sono succhiaterra, frate. Karl Marx è proprio lui, il nemico del capitalismo. Ah, mi sbagliavo, tu combatti per la gente, non contro di essa. Bravo, Gogliano. Ho sognato quest'isola da bambina. Stai attenta a quello che dici. Oddio, che bello sto mostro. Morta. Robin Dunn non si accontenta della vita dei mostri. Vuole la vita degli uomini. Ecco.
Godendo, godo. Godendo, 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 godo. Sì, sì, godendo. Quando uno spaccalope raggiunge l'età in cui può difendersi, si procura un'arma improvvisata dall'ambiente circostante. Lo vedo, è tipo un bastone, un palo. Boia, quante... Questo mi sa che non evolve. Non ho guardato che posizione occupa. Okay. Ah, era questo il coniglio alato. Oh, brother! Ok, ok, perfetto. Adesso andiamo di qua. Abbiamo lo scattino per resistere a questa corrente. Non ci provare! Puzzi di merda! Puzzi di cazzo! Vabbè, non è così grave. Nel 1988, due gruppi rock inglesi, gli Iron Gaiden e gli Shields of the Nephilim, che non si conoscevano tra loro, pubblicarono contemporaneamente due canzoni dal titolo Figlio del Cordoglio. Ok? Se le ascolti al contrario contemporaneamente, in modo che le parole si intreccino, evocherai il figlio del cordoglio originale, un essere tanto potente da essere in grado di apparire un essere talmente potente da essere in grado di aprire un passaggio tra mondi. Ma è un coglione lui, non penso che credano in questa merda. Non posso credere che Dorian di Borgo Cordoglio creda in sta puttanata. Però, ahimè, Borgo Cordoglio porta cordoglio nel nome. Ok, o almeno così ho sentito dire. Nessuna delle due tracce si trova a Nuova Virral, perciò non so dire se mi stiano prendendo per il naso. Comunque sia, fratello Cooper ha trovato un altro modo per lasciare Nuova Virral, questo è certo. No, no, lo stanno a piappe il culo. Lui è lo scemo del villaggio. Tutti noi abitanti di Nuova Virral abbiamo fatto un passo nell'ignoto, perché non farne un altro? Affidati a fratello Cooper, che non è Dorian. Fratello Cooper ha trovato un modo per lasciare quest'isola di demoni e angeli, e ora ci prepara a ricongiungerci con le nostre famiglie dall'altra parte. Chissà se è ancora vivo Dorian a questo punto. Fratello Cooper sembra un po' il prete di questo posto, di questa comunità. Oppure Dorian Cooper. Non farò la mia famiglia fette o le cassette. Sono stato al TwitchCon. E al TwitchCon sono stato molto bello. Quindi insomma è stato veramente bello. E mi ha fatto bene perché ho sentito persone parlare di altri progetti. Scoprire nel caso di Study Time un mondo lontanissimo. Streaming per concentrarsi. Quando me l'ha detto la prima volta ho riso, perché ho pensato ai miei streaming. Ah, ci hanno messo il cazzo in culo, adesso facciamo la Ditatium nell'Anium Z, urlando. Mi fanno ridere i commenti della gente che dice, giustamente, Sidonia su YouTube. Beh, signori, in linea di massima potremmo analizzare questo elemento e comprendere che, logicamente parlando, questo elemento potrebbe rappresentare lo yin e lo yang. Sidonia su Twitch. Beh, le palle stanno sotto il cazzo, se non sbaglio, inoltre sborra. È vero, è tutto vero. Non nego niente. Vi direi che possiamo fare la L al contrario. Possiamo fare il Walwix. Il pene rivolto a ovest. Quello sempre. Cioè io il cazzo ce l'ho sempre rivolto a ovest. È come le bussole puntano sempre il nord, il mio cazzo sempre a ovest. È una cosa assurda. Però è comodo. Bella combattita. Michael, don't leave me here. Oh, questo è un Induvin. Devo tenere premuto per fare in modo che immagino il blu vada sul blu e il rosso sul rosso. Ok, è corretto. Oh madonna! Sidonia al muro, che vuol dire? Si è abbassato il muro di legno, ma nella... Ah no, fuori si è abbassato? Non me ne ero mica accorto, no, 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 no. Ma non vi mette voglia di vivere la colonna sonora di Cassette Beasts? Fermati, riesco a sentire il dolore dentro di te, amico mio. Ok, quel tipo di religione? Permettimi di mettere fine al tuo dolore. Diventa il nostro tributo agli angeli? Oh no, è quel tipo di religione. Questa è l'altra evoluzione. Mi piace di meno, però è bella. Fuoco rapido. Colpisce un bersaglio più volte, con priorità sulle altre...
quella sera avevano fatto uno sborra party quelli di Byte & Studios. Una 90 base power prioritaria. Oddio, c'è un'altra. Cos'è? Fermi un po'. C'è della fauna marina. Ma se ci salto sopra? Il cisatone 1? Cioè, ho il culo di beccare una creatura in corsa. Che succede? C'è l'incredibile. Andiamo nella grotta prima, dai, invece di fare i cisatoni. Cazzo, è un'arena? Vabbè, intanto rompiamo. Ma che cazzo è Sonic? O Mario 64? Che bravi i ragazzi di Cassette Beasts. Che cambiano continuamente il modo in cui devi esplorare le... Ovviamente. Bullets. Bono. Cassa. Ingranaggi rasoi non comune. È una metallo 50 BP dai 3 ai 5 colpi. Mazza. Fino a 250. Dov'è l'inculata? Ah, ok. Costa tutto il mana. Fratello Cooper ha fatto discendere UFO per elargirci doni. Allora, questo mostro mi piace tantissimo. E questi mostri così, un po' oggetti, un po' alieni, un po' bestie, mi fanno impazzire. Qui, ma quello? Wait a second! Ah! Beh, questo? Che fa, si caga addosso, eh? Che fa lui? No, lo Zeddega! Eccolo qua! What is that? Sono io. Ma sono letteralmente io. Le occhiaie, il codino, un tempo c'avevo anche sto pizzetto. Sono io, raga, sono uguale. Cos'è stato? Addormentato? Assolutamente no. Stavo meditando. Con tutti questi pallottolotti che schizzano qua e là, è molto difficile meditare. Per caso potresti occupartene tu? Ok, Zed, su Colle Autunno, mi ha chiesto di rendere un po' più tranquilla la zona, sconfiggendo 5 pallottolotti. Va bene, si può fare. E qui dobbiamo andare randellata, ma non basterà. E il pallottolotto è più veloce di... dei cazzi, niente. Ghiaccello si è messo lì, davanti al pallottolotto. Ciao. Preso, sì. Ma il Drago Revolver di Yu-Gi-Oh! Preso. Sorry! Missione completata. Thanks. Grazie mille, accidenti. Un Capitano Ranger non dovrebbe avere tutte queste difficoltà per un riposino. No. Oh, mi ero completamente scordata che anche tu sei un capitano. Secondo me lui avrà la gimmick del sonno. Ci avrà un tardigrado che fa porcate. Immagino che tu sia qui per accettare la mia sfida di addestramento Ranger, vero? No, non siamo pronti. Kelly ti coinvolge in un'appassionata discussione sulle tue razze canine preferite. Lo fa spesso. Freudianamente, pensa. Allo stile canino. Freudianamente. Siamo contenti? Sto guardando solo voi. Allora, mi piace, non c'entra una sega col pinguino, zero, niente, c'entra nulla. Pronti via. Va bene, andiamo a nanna, cioè andiamo al campo di battaglia, già. Il mediatore. Mi ingambetto e ti mando un berserk. Vai, puoi solo attaccare, coglione. Mettiamo Kaylee, cioè Decibella, così che il gambetto venga tolto. Colpiamo e rinverdiamo. Ciao allo Zeddega, che ora metterà il secondo mostro, come sempre. Ma porco... Devo spiegare, perché non ci si capisce una sega. Gambetto ti busta ma muori dopo 3 turni. Saido sperava di rimuovere questo effetto con rinverdisci, ma purtroppo l'effetto di morte si applica alla fine del turno della Beast invece che a fine turno complessivo. Riassumendo, porco di... Come procede la battaglia? Ho già vinto? Oh, come che... What is that? Perché gli hai dato la precisione? Non mi piace, io te la tolgo. E poi ti metto il berserk. Muro d'aria a tutti e due, non è vero. Sì che è vero, perché Salamagus a quel punto me li busta.
Ah, non c'ho più il broadcast. Giusto. Potremmo fondere. Fondiamo, raga, fondiamo. Perché fanno tutti schifo? Ma che bella! Ore astrale. Per ora però facciamo DPS. Separo. Non mi piace la situazione. Letargo, eccolo. Che fa? Si cura ora il merda. O almeno vorrebbe. Perché io gli succhio il cazzo e faccio questo. Sono comunque già più veloce. Parla nel sonno, non hai sonno. Succhio, colpisco. È vero, ti do più PA, ma tanto poi te li tolgo anche. Ti faccio diventare il pisellino duro, ma poi te lo succhio, quindi diventa moscio. Letargo, rinverdisci, lo sto rompendo. Wow, quel colpo finale mi ha svegliato un po', ecco la tua ricompensa. Lui era il numero 3, qui ci manca il 2, verosimilmente dall'altra parte. Salve, sono qui per parlare con Dorian. Ricordiamoci che Kaylee viene da qui, eh. È una traditrice. Signorina Kaylee, bentornata. Vieni, vieni, sei giusto in tempo. Scherzavo, non è una traditrice. Huh? Giusto in tempo? Per cosa? Beh, credo per un rito. Un momento, Kaylee, sei tu? Sei un'apostata. Ah, ok, quindi la odiano. I don't know. C'è una leva sul tetto. Oh! Vuole fare sesso? Ehi, voi, non indossate le vesti! Siete qui per sabotare la cerimonia? Bellissimo. Questo mi piace da morì. Zephyroth. Questo potrebbe reggere a poca vita. Scopato. Guarderò solo voi. Siamo contenti? Ok, lo sto guardando. No. Se devo fare una critica ai designer di Caster Beasts, è quella che spesso non capiscono come creare una continuity tra i mostri. Il nostro salterello non si è evoluto, è andato a casa e è stato sostituito dal cugino più forte. Stiamo cercando un coniglio alato, eccolo qua. Era vero? Non l'avrei mai detto. È curioso come i nostri miti e leggende sembrino influenzare l'aspetto dei mostri qui su Nuova Virral. Dimmi un po', posso farti qualche domanda sul tuo mondo? Quello di prima che venissi qui? Certo. Excellento. Ti porrò semplicemente una serie di domande relative a grandi eventi storici. Dimmi se ti sembrano familiari, importantissima sta roba. Domanda 1. Conosci l'impero romano, sì? Domanda 2. Rivoluzione industriale avvenuta nel passato del tuo mondo, sì? The Industrial Revolution and its consequences. Domanda 3. L'umanità è mai sbarcata sulla Luna? No. Ahimè, non è rimasto che un solo mostro nella mia lista di indagini urgenti. La stessa Yanthe ha parlato di una creatura che fugge se intravede anche solo un essere umano. Non credo di averlo. È un elfo con la faccia di legno al parco. È l'introvelfo. Come posso avanzare, ragazzi? Non capisco. Sei da qui? Ok, sì. Oh! Sei un intruso? Secondo me questa è l'ultima del serpente. Nel caso però sarebbe un'altra evoluzione un po' strana. Hello. Ehi, nuovi amici. Purtroppo è volontà del serpente Dio. Qui in realtà c'è un lavoro intelligente di localizzazione, perché è serpente Dio e non il contrario. Sai, c'è un grande significato simbolico nel potere trasformativo delle cassette. Fammi immaginare, il dio che concede all'uomo le sue fattezze per un attimo. I quattro lati della sua forma rettangolare coincidono con i quattro lati dell'uomo. Yes, yes. Tipo la sorella? È uguale a Kaylee. Silenzio tra il pubblico, per favore! Lei chi è? La mia sostituta? Inquietante. È uguale. Ora parlerà Dorian! Allora.
Castle Beast fa tutto bene, ma i design dei personaggi, porca puttana, ma cos'è qui? Ma chi è lui? Personaggio incredibile che scrive le Bibbie, è un tamarro di GTA Vice City. Come va, gente? Accidenti, siete sempre una folla fantastica. Avete fatto tutti un ottimo lavoro con gli scavi. Questa fossa è profonda come la vostra devozione alla causa. È come una metafora. Quando nella mia testa ho iniziato a sentire i sussurri che mi guidavano sottoterra, ho capito che non potevo farcela da solo. Apriamo il sipario. La stazione. Il dio serpente ci attende, baby! Presto entrerò nella camera e tratterò con lui per ottenere una parte del suo potere divino. E ad accompagnarmi, la nostra figliol prodiga tornata a noi. Non è così, Kaylee? Oh no. Non hai raccontato al tuo amico che dirigevi questo posto al mio fianco? Franci, mi dispiace. Ragazzi, NTR. Stop it. Noi abbiamo affrontato gli arcangeli, Dorian. Se entrerai lì dentro, ti farai uccidere. Se muore, figata. Spero che muoia. Ci vediamo dentro, Kaylee. Lo odio con tutta me stessa. Forza. Fermiamo questo idiota, qualunque cosa creda di fare. Mi odierete? Sì. Ma... E ti giuro dovunque andrà. Riposo con tal fuoco, penso a Sabaku nudo, sì sì sì. E mi basta una sola chance. Una sola chance. Che tra mille percorsi. Pisello di Sabaku. Troverò. Falò, Sabaku, Pisello. Ovunque noi siamo. Fluttuando sotto un cielo stellare. Sotto il pisello di Mike. Sto tutto incassettato. E lo so. Sabbia nella faccia, non so come ci sono arrivato, ma Dio sia lodato perché ho una cassetta nella tasca e una matita nell'altra. Questa no, non è nuova viral, questa è Sparta. Gli arcangeli vogliono sfidarmi, ma io ho le armi che fanno per voi. Sono nella stazione, no, non sono un coglione. Prendo una cassetta in mano e boom, registrazione. Insomma, ci abbiamo dato, dai. Abbiamo fatto anche oggi questa cazzata. Ah, sì. Vi chiedo scusa se ogni tanto darò un'occhiata a questo cellulare che mi terrò vicino, ma i miei sono arrivati con la bellezza di 3 ore di ritardo, pertanto hanno dovuto ordinare cena adesso e quindi devo controllare che il rider trovi casa. Il rider è vicino. Il rider di lei. Eh no, QWERTY, ma che fai qua? Com'è possibile che sia entrato il gatto? Ma l'ho chiuso prima! Mi devo alzare un attimo perché sento i gatti che fanno casino e rientrano nel microfono. Arrivo. You will not contain me, human. Ok. Forse ce l'abbiamo fatta la terza volta, raga. Forse ce l'abbiamo fatta. No, ragazzi, però non è possibile. È rientrato il gatto? Non ci credo! È la terza volta che rientra il gatto in ufficio. Com'è possibile? È trasparente! Adesso sono tutti e due i gatti in ufficio. Io ci riprovo per la terza volta. Ragazzi, fuori! 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 Yeah! Kaylee! Amico di Kaylee! Ce l'avete fatta! Ho preso la decisione tattica di modificare il piano. Kaylee e il suo amico andranno avanti. E se l'arcangelo non li uccide all'istante, entrerò io a fare il mio discorsetto. Ma va a cagare! Tu sei pazzo e ti farai uccidere. Prima tu. Avete sentito la mia chiamata? Siete qui per rendermi omaggio? Siete qui per bruciare per me? O la va o la spacca. Oh grande arcangelo, ho accolto la tua chiamata e ho viaggiato verso la tua dimora. Per la mia lealtà, io... I can't believe you've done this. Tu non puoi prendere da me, tu devi solo dare.
Te l'avevo detto che sarebbe successo! Forza, Fran, ci mettiamo fine a questa storia prima che uccida qualcun altro. Quanto cazzo è bella la musica degli arcangeli, porca puttana. Dobbiamo fare male. Mazza, ne tiene di danno il bastardo. Tentazione, si è fatto del male per prendere punti azione? No. Melo. Dovremmo farcela perché il vento sradica, vero? Riavvolgi in tu sputo. Beh, Kaylee ha preso una mela e l'ha mangiata. Porca troia! Bello! Sto boss è tosto. Devo switchare, devo fare ingambettare qualcun altro. Siamo iper passivi. No, non posso rinverdire. Vedete? Oddio, però. Si è. Porca puttana. Perso. Judgment. Bella, ghiacciello. No! Stai bene? Per un attimo mi hai spaventata. Sei sveglio, per fortuna qualcuno ti ha portato alla mia clinica sano e salvo. Ecco, prendi. Andiamo subito. Eccola. Oh, proviamo a hittare. Dobbiamo farlo per forza, speriamo sia buona. Godo. Tai 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 godo. Guarda questa freccia ventosa che nonostante il 75% di precisione colpirà tutta ingambettata. Vola a oriente sulle tue ali fino ad un luogo che io sola conosco e fin qui. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo, di vuoto e di quiete. Di vuoto e di quiete, eccoci. Cordemonio, giusto? Una bella opportunità di lavoro per te. Lui sta creando un esercito di arcangeli. Ah, sono entrati degli umani, il che ovviamente lo identifica come non umano. Andatevene per favore. Da dove? Potessi andarmene da Nuova Virra, lo farei. Dorian! Dorian! Sorry. Mi dispiace, ma è solo colpa sua. Dobbiamo andarcene. L'aria qua sotto odora di morte. Come ti senti? Io sto bene. Mi sento in colpa per aver aiutato Dorian per tutto questo tempo, ma in realtà la colpa è sua, non mia. Ci unimmo ai figli del lutto più o meno nello stesso periodo. Diventammo buoni amici, io ero una sorta di assistente per lui. Forse col tempo le cose cambiarono, forse c'erano sempre stati problemi, ma Dorian iniziò ad avere un ascendente nefasto sulla gente di Borgo Cordoglio. Contava solo lui con i suoi sogni, le sue esigenze, le sue follie. Non ero la sua assistente. Gli coprivo le spalle. Non sono una brava persona, Franci. Sì che lo sei. Mi fa piacere che tu lo pensi. Ora puoi usare il potere fusione quando sei in fusione con Kaylee. Cos'è il potere fusione? Dobbiamo trovare un altro arcangelo. Hai sentito le dicerie su cosa sta succedendo a Ham? Ma io che cazzo ne so, scusa. Incarnazione della devozione, Cordemonio si è originato dalla devozione ai molti dei e idoli che l'umanità crea e adora. Al terzo arcangelo, possiamo dirlo, gli arcangeli sono il prodotto dei pensieri condivisi del multiverso. L'ultima volta che ho fatto una passeggiata nei boschi di Istam, 5 succhiaterra mi hanno trascinato nella loro tana e prosciugato ogni forza vitale. Allora, regà, apriamo il diario, che secondo me è tempo di andare con Meredith e chiudere un attimo il Kaylee Arc. Meredith descrive con passione la trama di un romanzo fantasy che adora. Le teorie di Sidoni. Quest'isola mi ha insegnato che non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente, è quella che meglio si è adatta al cambiamento. Trasformiamoci. È Darwin. Io sono il signor Charles Darwin e non uno qualunque.
scopato, né l'ano. In piselli di Mendel, coglione. Pensavo che avessimo smesso di cercare i mostri sotto il nostro letto quando ci siamo accorti che erano dentro di noi. Ma cosa significherebbe per quest'isola? Questi sono i mostri dentro Dio? O noi siamo semplicemente sotto il suo letto, lontani dalla sua vista e dimenticati da tempo? Ma che cazzo stai a dire? Madonna, come l'ha presa larga il Fra! In quanto i mostri si mettono sotto al letto, ma noi siamo diventati i mostri, noi siamo i mostri messi sotto al letto di Dio da Dio. Darwin, passami lo sdrogo. Uff! Oh no, un furry. Questa è la nuova frontiera del furry. Il Fra si sente un cane e ora può riprodursi come un cane. I miei gruppi preferiti sono i The Y, gli Schrödinger's Martyr e i Flash Cage. Madonna, se Schrödinger's Martyr non è un nome realistico per uno di quei gruppi del cazzo che fanno thrash metal e scrivono sulla loro pagina Facebook "Stay tuned, arriveranno presto novità", ma hanno 6 like e sono delle loro mamme. Noi siamo il martirio di Schrödinger, perché nelle nostre canzoni siamo sempre lì a spiegare il significato di come la vita sia un dualismo tra quello che può accadere e quello che non accade. I nostri riff sono in 8 noni proprio per questo motivo, perché c'è il 4 quarti e contemporaneamente no. È una visione un po' strana della vita, un po' così bipolare come noi. Questa era personale. Accidenti, me l'hai suonate di brutto. Io vi direi che l'intro velfo deve accadere. Potrebbe essere persino nascosto negli encounter degli altri, come l'evoluzione del pallottolotto. È una live preregistrata. È chiaramente scriptata la live. Come la pill. Cool. Oh, è un pixie. Ma schifo. Cosa ne pensi delle canzoni 5 quarti? Stavo scherzando, mi piace. Brax Frax. A parte un nome mio. Brax Frax. È vero, è proprio un notaio. Guardi, mi scusi, devo fare il rogito. Non capisco se è un sabbia al tempo o una scimmia. No. Lampopiteco. Ok, è un astrolopiteco, ma elettro. Un merdamon. 150 velocità e basta. Lui succhia le palle, ma raga, come le succhia veloce. Ora puoi tenere premuto RB per interagire con oggetti magnetici. Questa azione consuma vigore. Ah, ganziale, ok. Un cespo chiuto. Entra, entra raga, entra. Cool. Io tipo sono qua, no? Col pad e faccio finta di premere tasti come bambini piccini. Riesco a planare? Sì. È fattibile, raga, so come fare. Ce l'ho. Oh! Come? Ho fatto un achievement, ragazzi. Ottieni l'abilità nuoto. Quindi abbiamo preso 2 abilità. Però consuma stamina, ovviamente. Lasciato Telegram aperto. Mio manager cosa vuole? Aspettate. Guai con la finanza, potrebbe essere. Ma mi sta invitando a cena, ragazzi. Niente di interessante. Io ho finito il gioco con meno delle ore che hai tu ora. Aspetta, fermi, però io... a volte lascio il PC acceso con la roba che va, quindi non mi contate, ok? Ed è normale l'incertezza. Michele, sono certa che sia ok. Sono gay. Ah,
hai registrato il nostro mostro misterioso? Stiamo cercando un elfo con la faccia di legno, luogo d'avvistamento al parco 6. Oh, sei riuscito a registrarlo, l'introvelfo, eh? Quale potrebbe essere il significato? Forse c'è una profonda connessione psichica tra il modo in cui gli esseri umani percepiscono i volti e il modo in cui questi mostri si manifestano. Saidoni anziano, vuoi forse anche tu droppare del lore stasera? Cioè, l'introvelfo è l'unione di un elfo, concetto di introversione tipico dell'uomo. Potrebbe semplicemente essere che le maschere sono fichissime, vai a cagare, Saidoni. Cazzato! Ah, oh, ragazzi! Aia! Ah! Mi sono fatto male alle palline. Adesso in teoria... però che cosa facciamo qua? Posso usare il magnetismo? Sì? Posso. Qui ci sono cazzi. Che sto imparando, raga. Vabbè, qui non potevo fare altrimenti. Pensavo sia un attacco suo. Oh, però mi dovete lasciare stare, Dio. No! Lasciami stare, cazzo! Ma perché non sale? Perché non sale? Perché non sale? Quale cazzo è il suo pro... Dio! Ma come 17% che c'è un mostro che si caga addosso e l'altro pure? Ma perché non posso andare via da Jormundoro e Roberto? Livello 23! Ero a livello 23 quando ancora questa piattaforma si chiamava Justin TV, Cristo Dio! Allora no, io... Che vuol dire che io premo ZR e fa così? Che cosa devo premere oltre a ZR? Ok. Devo girare le levette. Ok, basta. No, raga. Ok, basta. Profanità, non oserei mai dire cose del genere. Quindi facciamo da qua, vai. Ti piace da qui? Se mi butti giù, foca di merda. Questo cosa fa? Ok, crea una corrente ascensionale, la usiamo. Oh, c'è un'altra struttura dei vampiri. Se non ve ne andate immediatamente, saremo costretti a sfrattarvi noi stessi. Repulcro. Mi piace un sacco, molto astratto. Bello, sembra un mostro Yugi. Ah, e abbiamo anche la regina. Quindi probabilmente il pedone ha la splittevo a seconda di... Boh. Ma Kaylee che fine ha fatto? È a riposo perché non la possiamo portare al centro commerciale. Non credo che parta la quest. O comunque anche se partisse non lo troverei giusto. Questa è la quest di Meredith. Però stai facendo i succhi a terra senza Eugene. È vero. Sti cazzi. Succhiasse le palle, Eugene. Oh, Meredith, smetti, piglia di testa, sta roba. Dai, è arrivato Cannavaro, dai! Potremmo fare... Oddio. Questo robot sembra guasto. Sul retro c'è una fessura per le monete. Forse sull'isola c'è una moneta adatta. Vestiti a dovere. Allora, non succede, Perché è sicuramente la sua esclusiva. Ma se succede che la impara il malabardo, vestito elegante per scoparti... Mua. Vestiti a dovere. Ci sta. Vabbè, sti cazzi. Tanto devo comunque sbloccare prima la pedana blu. Che palesemente... Oh, un cazzo di nero. Lasciami stare. Ok. Aspetta, intanto facciamo così. E lo ha spostato. Questo coso potrebbe servire per attivare quei cazzi? Sì, lo sta attivando. Adesso manca solo il sasso. Eh no, invece no.
Non hai messo il cubo elettrico. Non vi sto capendo, vi metterò in emoticon only. Boni, zitto. Allora, per me il puzzle è che adesso questo coso è attivo e bisogna usarci l'elettromagnetismo sopra. Ma probabilmente il punto è che non è così. E mi avete appena spoilerato che la verità è che deve essere semplicemente premuto. No. Ok. Ok. Posto. Pensavo di dover premere tutti i tasti con un oggetto più utilizzare l'elettromagnetismo sul cubo blu. Ecco cosa ha pensato il mio stupido cervello. Allora, fermi un attimo, adesso vado ad aprire la cassa. Adesso... Un attimo! Volevo premere il tasto verde prima! Voglio vedere se attiva le cose indietro o avanti! E Scooby-Doo, where are you? Voglio prima premere questo tasto verde! Voglio vedere cosa attiva! Ok, questo verde l'ho già premuto. Quindi qui vado solo avanti e questo tasto verde cosa fa? Ok. Ora vado a prendere la cassa. Guardate, l'ho presa, l'ho attivata, la prendo anche. Oddio, che è? È l'evoluzione del cespuglio. A volte danno accidentalmente fuoco ai loro stessi ripari di fronde con le torce che portano, ma sono scemi. E non rimane aperta? Cioè, quindi avete cacato il cazzo finora con sta cosa che non mi serviva un sasso? Vostra madre si era sentita male e serve comunque il sasso. Pezzi di cazzo. Ok, ti prego. Manto oscuro, stiamo trovando tutte le evo. Bello, più bello del primo sicuramente. Oh, tutto questo per un muro legno e nastro pieno d'acqua. Bello. Prendi la pallina, dai. No, ma che? Ma hai rovinato tutto. Ma no. Vai, balzo. Facci vedere. Questa linea evolutiva comunque è originale a dir poco. Squarterrore, ho letto squiltatore, vabbè. Ok, c'è il simbolo GTA Vice City. Qui non posso falcisatone 1 e andare di sopra. Aspettate, prima fatemi provare così. Tirarlo su. È così, perfetto. Mimetismo metallo, cambia il tipo dell'utilizzatore. Ganzo diventare metallo. Che cazzo ho fatto? Non doveva accadere ora. È uno specchio, è chiaramente collegato all'omotriangolo. Posso entrare? No. Va bene. Devo ammetterlo, sicuramente questo posto era molto più kitsch prima del decadimento strutturale. Quello lassù sembra un negozio di musica, no? Eh sì, c'è anche le cassette. Questo che cos'è? Sono spettrali. Vediamo se col rinverdo funziona. Presi due, quindi, buono. Perturbante questo posto. E anche l'azzurra è bloccata. Siamo arrivati oltre la squessa. Ma ora abbiamo chiuso. Cosa? Arkid. Sì. Ora tiro un cazzotto, va 100%, non vi preoccupate. Easy, 71%, easy! Cool. Quanto, scusa? 250. Fast as fuck, boy. No, da addosso. Falettrica! Bella! Nebbia, cos'è che fa? Riduce precisione di attacchi a distanza che non sono tipo acqua. Aria, ghiaccio a 0%. Questo è un debuff stronzo, eh. È un re? Vinyl beat, il posto è questo, entriamo. Deve essere qui da qualche parte, sono così vicina. Mac e i Fantastici 5, Mac il futuribile, non è questo. Procgen, sognando pecore elettriche. Qui c'è scritto Witch House, a grandi lettere rosse. What? Quella copertina, l'hai trovato? Oh no. Huh? Aspetta, qualcosa non torna. Strano ed eterno? Non è questo il titolo del disco. E la copertina è leggermente diversa. È la versione di un universo alternativo. Figurarsi se poteva avere un colpo di fortuna per cambiare. Typical. Oh. Ah. Il disco mi è caduto di mano, lo vedi?
Ma era il poster! Mi fa male la testa solo a guardarlo, Franci, è un arcangelo, non è vero? Lo sapevo, lo sentivo. Un senso di vuoto, un po' quel posto del cuore, mi dà potere, aspiro a consumarlo tutto. Voglio come me, forse, però, vivere una vita piena. E invece la svendete in cambio di artifici e vuoti simboli. Voi scambiate qualcosa di importante con il niente. Il mio castello è colmo di tutto il vuoto che vi lasciate alle spalle. Lasciate che io consumi il vostro vuoto. Questo è ispiratissimo all'animazione. Monarca di nessun dove. Presa scivolosa. It's like one of my Japanese animes. Sarebbe così facile arrendersi e morire. Ma io non sono così. Sono stufa di scendere a compromessi. Godo! Merda! Sono gasato! Va bene! Vaffanculo! Ti faccio un cazzo! Tiro sul muro. Bon voyage. Mi attivano i muri però sti cose. Colpiamo però. Muro ancora. E poi cura. Pietrificato. Terra. Possono usare solo difendi. Alza gli scudi. Come? E che cazzo facciamo? Cazzo, il veleno! Meno male che c'ho lo scudo. Va bene. Yes! Ce la facciamo! Robin Dam! Lama eroica! Yes! Ok, possiamo planare per più tempo come al solito. Oh! Procedi dunque da lì a Settentrione, dove le strade si vanno a incontrare. Ecco, vai. Hai proprio un bel posticino qui. Ma qualcuno con il tuo potenziale potrebbe fare di meglio, non credi? Oh! Mi ricordo di voi. E non ho proprio idea di come vi siete ritrovati qui. Mi rendo conto che ti ho trascinato fin qui per un motivo davvero sciocco. E che per quel motivo sciocco siamo quasi morti. Non eri obbligato a farlo, ma grazie mille. Forza, torniamo in città e ascoltiamo questo disco. Quindi tutta la faccenda della fusione eri consenziente. Eri mai fuso con qualcuno, guarda, sì. Qui nel cuore porto Kaylee. Non è un problema, volevo solo sapere se era la tua prima volta. Vabbè, raga. Stavo quasi dimenticando del disco. Rimetti Singalek. Niente male. Cioè, non è lo stesso disco che avevo, ma suona abbastanza familiare. Da adolescente ero sempre triste e pessima nelle interazioni sociali, non che ora tu sia migliorata. Quando andai al college volevo davvero cambiare. Quel disco diventò la colonna sonora del mio tentativo di cambiamento, lo ascoltavo sempre. Ma non cambiai granché. Strinsi qualche amicizia, sì, ma niente di duraturo. Non dovevi rischiare la vita per aiutarmi. La nuova Viral qui fa tutto schifo, ma... You're kinda cool. Tu non sei niente male. Togli sta roba. Esco e rientro. No, Meredith, ti odio. Sotto il pisello di Mike. Galleggiando assieme senza un perché, ma non siamo distanti. Michele, mi manchi. Michele, tu sei il mio sire. Del nostro meglio, ovunque noi siamo. Michele, ti amo. Buonasera a tutti, amici video spettatori, e benvenuti ad un nuovo, magico, accattivante, incredibile, cassettico, sorprendente, migliore di Pokémon episodio. Io domani alle 7 di mattina sono in aeroporto. Il che significa che l'episodio di oggi sarà un episodio short. Ma i moderatori mi hanno promesso un cliffhanger, mi hanno promesso un colpo di scena, mi hanno detto che sicuramente ci sarà stasera. E c'è l'AirTag nel bagaglio e si chiama Sono nella merda. Ed è un check se sono nella merda. Quindi dobbiamo... Ragazzi, mi sono cacato addosso. Ho pensato di avere i ladri in casa. Mia mamma mi ha detto che se n'era andata. Lo siamo a
35-40% del gioco? Un po' meno? Ma meno del 35%. Secondo me quello che gode davvero è il batterista, con quel piattino, con quel charlestonino aperto alla fine. Ma un perega si prende? Uno, da usare proprio quando abbiamo un principio di cacca addosso. Ma sì, fatti una pera, no? Il monarca di Nessun Dove si nutre del potenziale perduto emesso dagli umani quando sprecano la vita seguendo media e contenuti banali. Pezzo di cazzo. È il cannone de cazzo. Il tuo ano e le tue palle. T'ho fatto l'inculo. Pillotto sul cazzo. Questa mi è sembrata un po' la biografia di Netlog che ci mettevamo a 14 anni. Io non sono figlio dei media. Sono anticonformista, Lux. Non seguo le cose banali io. Io ho lo smalto sulle unghie. Ho capito come funziona il mondo. Abbasso le cose commerciali. Mi suona un po' così. Vediamo un po' se possiamo comprare qualche upgrade da lei. Ne abbiamo 42. Mazza, facciamo un po' di spesa, raga. Frammento di cartuccia di pallottolotto. Chance di infliggere danni all'inizio delle battaglie. Pelo di lampopiteco. Avere una manciata di questo pelo in tasca potenzierà la tua abilità elettromagnetismo, facendoti iniziare le battaglie con un PA in più. Mi stai scherzando? Per tutti, sempre. Cioè, allora, per 10 materiali fusi, vuoi una carezzina sulla guancia o 8 seghe al minuto? 8 seghe al minuto. Come magari fosse così utile? No, funziona solo se stai facendo il magnetismo in quel momento. Ma non lo dice! Rivoglio i miei soldi! I am never gonna financially recover from this. Saremo lì a pigiare RB tutto il tempo. Ok, facciamola quella fusione. Carina, hai il pisello osseo. Molto più bella questa. Ha poco orvolisse, per quanto abbia un nome cacofonico, è veramente molto bella. Cosa cazzo succede al mio studio oggi? Si è spenta una luce, aspettate. Digli cosa hai fatto, Francesco. Non puoi continuare a mentire. Non l'avevo riattaccata alla corrente. Quindi questo è un velocista con tanti PS e tutte le altre stats, ok. Deve imparare tante mosse di stato. Se apprende mosse che cagano il cazzo, allora top. Gettoni, va bene. Però dove la trovo la moneta? Ah, eccola là. Aspetta, ma che giro devo fa ora? Mi piacciono le palle arrosto. Quanto sono buone le palle. È una strana moneta d'oro coniata nell'anno 0x7b3 dallo stato del Nevado. È uno stato che potrei inventare io, ne godo, il Nevado. Puoi inserire la moneta, certo. Welcome. Benvenuto cliente nell'empoglio del faraone di Neo Vegas. Sono Clio e questa sera sarò la tua meccanoide di servizio al tavolo. Ho il gemello meccanico più avanzato che un casinò del 24esimo secolo possa permettersi, eppure funziona ancora, gettoni. Perché i miei vili creatori hanno progettato un difetto così grave nel mio hardware? Ma avevano forse paura che mi ribellassi e rispondessi come meritavano? Comunque sia, io sono Clio, uno dei capitani ranger di Nuova Virral. Scommetto che non ti aspettavi che un pezzo di latta come me sapesse usare le cassette, eh? Va bene, sei pronto a sfidare Clio? No. Sempre nel dubbio la Malabar lead. Va bene, giochiamo. Gli assi hanno il valore massimo. Chi vince prende tutto. Ora non è una lotta con i mostri, è una lotta a carte. Avrei fatto standing ovation. Io andrei sull'AD. Perché gli AD fanno cose stronze. Post. Adesso non uccidiamo di per certo. Posizione di parata, muro d'aria. Lasciamoli morire. Stolliamo. Stolliamo, stolliamo. Facciamo la trappola cinese. Buono. Grande Malabardo, va bene, va bene, va bene, va bene, non ti preoccupare. Pensavo di avere abbastanza vita. Boss fight carina. Avevamo il party perfetto per incularla. Vieni, ecco la tua ricompensa.
andiamo a fare sta cosa da succhia terra. Però mi sa che devo aprire la porta. Arrivo subito, raga. Un secondo. Eccomi, ragazzi. Ho aperto. Lui si piscia proprio addosso, avete visto? Dopo, per il meme. La fusione perfetta. Beh, decibella che spruzza, non lo so. Ah, e qui? Ah, ok. Come potenziali inquilini, è nel vostro interesse rimanere in buoni rapporti con l'associazione dei succhiaterra. Ehi! Hey! Ehi, a me sembra una minaccia! Ti prego, Gesù bambino, io ho un sogno. Che questa fusione non sia ridicola. Io non sbarro. Onesta, è decibella triste. È una cantante malinconica, è Adele. Hello, it's me. Potentissima. La sua tristezza è ineluttabile. Rete ibrida. Spruzzi pazzi. Abbiamo una nuova lead. Eugene sarà felice di sapere che abbiamo mandato a casa questi pagliacci. Ma chi cazzo ci parla con quel coglione? Questo accende una luce. Vabbè, l'indovinello lo facciamo. Però una volta che mi sposto si disattiva. Ok, quindi servono due faffi. Ok, doppio sasso. Oh. Vai, uno lo portiamo così. Piedonzi. Vedi Ronaldinho, se marcia Ronaldinho. Guardate che bravo che sono. Lo sto portando con estrema dovizia. Dio. Potrei lanciare quello che ho in mano e semplificarmi la vita, certo. Ok, lo faccio. 2000 years later. No. Anche io voglio vedere un sacco l'evoluzione di Rubinetto, ma mi sa che la scopriremo dopo le vacanze. Se no uso l'uva, dai, per chiudere in bellezza. Dai. Nino, 735. C'avete ragione. È un Korogu? Okay. Un attimino è Folean, ve lo giuro. Sai, ultimamente ho avuto un po' da pensare. Ho passato un po' di tempo a elaborare quello che mi è successo a Borgo Cordoglio. Quando ero là, mi facevo in quattro per rendere tutti felici. Ma forse dovrei pensare anche a quello che rende felice me. Beh, cosa ti piace fare nel tempo libero? Quando ero più giovane mettevo molta più passione in ogni cosa. Come quando ero più giovane. Ragazzi, quanti anni ha Kaylee secondo voi? Per me, 24. Lo sai che suonavo la chitarra? Kaylee, smettila di essere la donna della nostra vita. Come mio papà. O no, è mia figlia. Aborti. Da adolescente ho comprato una chitarra anch'io, ma non sono mai stata molto brava. E allora ho rinunciato, perché pensavo che un hobby dovesse necessariamente portare a un qualche risultato. E se non ero destinata a diventare musicista di professione, perché perdere tempo? Oh no, sono io! Ti prego, Saidonia, non fare sesso con me stesso. No, non è l'atteggiamento giusto. Sai che ti dico? Hai ragione. È un peccato aver smesso di suonare. Dovrei fare più cose per me. Se volessi stare tutto il giorno a letto a leggere orrendi romanzi d'amore, dovrei farlo. Io non credo di averti insegnato questo, Kaylee, ma non importa. Questo è lo spirito giusto. Beh, io ho finito il mio tempo. Che ne dici? Ci rimettiamo all'opera? Le scu. Ora, Rubinè, te prego. Molto bello, mi piace un sacco. Ragazzi, ci becchiamo nel buristo. Rimaniamo attivi sulla cantina di Saidonia. Sarete in compagnia dei montaggi di Laudret, dei montaggi di Guber, dei montaggi di Pizzone. Amici, buonanotte. Vado a letto, vado, giuro, vado. Vi saluto. Ciao.